Un cratere chiamato Angioletta Corradini si trova su Vesta, l'asteroide oggetto insieme a Cerere delle attenzioni della sonda della NASA Dawn, sul quale si trova installato lo spettrometro visivo infrarosso VIR, del quale la scienziata dell'INAF era PI. Il nome è stato approvato e ufficialmente implementato durante l'ultimo team meeting di Dawn. A 3 anni dalla scomparsa non mancano dunque gli attestati e i riconoscimenti delle qualità scientifiche e professionali di Angioletta Corradini, che fin dall'inizio della carriera è stata tra i protagonisti di moltissime missioni spaziali. I suoi strumenti sono a bordo dell'Orbiter Mars Express, della sonda Rosetta, ora impegnata dopo 10 anni di viaggio, nell'analisi del nucleo della cometa Churyumov-Gerasimenko, della sonda Juno della NASA, della sonda Cassini, che sta da 10 anni studiando il sistema di Saturno, e anche della sonda Venus Express. Maria Cristina De Santis è oggi team leader dello strumento VIR della missione Dawn. E tutti i crateri su Vesta sono stati nominati con nomi di antiche donne romane. L'unica eccezione è questo nome dedicato ad Angioletta Corradini. La dottoressa Corradini è stata sicuramente uno degli scienziati più illustri nel campo della planetologia mondiale. La dedica di questo cratere a lei, anche fuori le regole che si erano state date per Vesta, quindi di nominarli soltanto con nomi di antiche donne romane, ne evidenzia l'importanza.